Iniziamo dall'inizio. Io mi chiamo Chiara Vigo perché mia madre è di Sant'Antioco, mio padre è di Calasetta. Nell'isola di Sant'Antioco si conservano queste due etnie, per cui i tabarchini hanno cognomi genovesi, per cui io mi chiamo Vigo. Però ogni volta che penso alla mia vita, penso anche che era già scritta. Mio papà muore quando ha 38 anni, mia madre rimane vedova e viene destinata, perché era ostetrica, a fare l'ostetrica condotta a Sardala. Evidentemente a me non va il clima, o ci sono state delle motivazioni che hanno comunque provocato nel mio fisico tutta una serie di malattie, una presa all'altra, per cui essendo di salute cagionevole, già a 4-5 anni io vengo affidata alle cure di mia nonna, per cui non vivo con la famiglia, diciamo, con mia madre, i miei fratelli e mia sorella, peraltro noi siamo sei, io sono la più grande di questa famiglia. La cosa non mi dispiace affatto, visto che mia nonna, da quando io sono nata, io nasco nel febbraio del 55, quindi in un periodo dove la politica ha un assestamento di tipo democristiano, per cui la Chiesa e il fratello di mia nonna era un monsignore, hanno e tracciano sicuramente un'impronta nella mia vita anche spirituale. Però mia nonna ha di più. Mia nonna, da quando io nasco, arriva a tutti i miei compleanni con la torta o il dolce, e comunque il vestito nuovo, e comunque crea tutta un'atmosfera per cui mi diventa facile, se vogliamo, usare un termine un po' forte, staccarmi da mia madre per fare di mia nonna praticamente l'essenza della mia esistenza. Dove vivo e dove cresco? Cresco in un mondo fatato perché io cresco assieme a mio bisnonno, suo padre, che è un sarto, è un maestro di sartoria, Raffaele Mereu, poi lei che è un maestro di tessuti e di disegno di tessuti, che è Mereu Maria Maddalena Rosina. La moglie di mio bisnonno, quindi mia bisnonna, che è una recamatrice. Il marito di mia nonna, che è un maestro di stucchi per le basiliche e di restauri di pietra. Tutto un mondo che naturalmente è fatto di fili, è fatto di terre, è fatto di arti di vario genere. Per cui se cresci e vivi dentro un'arte o dentro una famiglia che fa quello, dentro di te è come se qualcuno tessesse un arazzo che poi diventa troppo grande per poterlo mettere in qualsiasi altro angolo se non conservarlo dentro di te. Quindi io cresco in pratica in mezzo a fili, trame, torsioni, fusi, pastori con lane, mare. Mare si differenzia, diciamo, dalle altre cose. Perché mia nonna mi parla di questa cosa in continuazione, mi insegna delle cose che quando cresco, divento più grande, mi accorgo che non sono le stesse che insegna nei corsi professionali dove viene chiamata a insegnare. Vedi IRCOP, vedi ANAFLA, vedi ISOLA, vedi tutti gli enti avvicendatesi negli anni 60 circa. Mi rendo conto, però non lo dico, che quello che insegna a me è diverso, ha un'altra struttura. Quando poi, verso i 18 anni, io gli chiedo, io continuo anche la mia vita, nel senso che studio, faccio le magistrali, insegno alla scuola materna, vado e vengo, mia nonna ha sempre laboratori con 40-50 ragazze, quindi crea il centro pilota Isola Sant'Antioco, tira su anche una cooperativa, ma poi la lascia perché comunque non rientrava nei suoi canoni idealistici. Qual è il problema? Il problema è che se si dovesse definire oggi la mia persona,
Io non sono un artigiano, come lo si intende oggi, e non sono un artista, come lo si intende oggi. Io sono rimasta in quello che già probabilmente ero prima di nascere, cioè Numa Istevanu. Cosa vuol dire? Vuol dire che io non devo vendere niente e non mi interessa vendere niente. Io conservo per chi verrà quello che già era. Quindi la lavorazione del bisso, che è una cosa che ha 7.000 anni di storia, che è arrivata a Sant'Antioco con l'unica persona che la poteva portare, che quindi stiamo parlando di Berenice, perché la lavorazione del bisso è di origine ebraica. E l'unica persona ebrea arrivata qua è Berenice. Quindi, facendo un discorso di logica e tenendo conto che i Mereu sono ebrei come origine, naturalmente abbiamo una faccettatura di quest'arte. Del resto basta farsi un po' di viaggio dentro i testi sacri, quindi dentro la Bibbia, e abbiamo proprio delle iscrizioni che riguardano la lavorazione. Quando Dio vuole l'efod del sacerdote Aronne, specifica, lo vuole in bisso, torto, sbiondato in succo di cedro, ricamato a vari ricami tessuti. Esattamente il tipo di lavorazione a unghie che serve per comporre un qualsiasi pezzo di arazzo. Cosa conserva un maestro di quello che è la sua arte? E perché è importante che i maestri appartengano a un albo speciale dove vengono lasciati liberi di conservare per chi verrà quello che già era. Quindi, cosa intendo? Intendo che la ragione dovrebbe fare una norma per cui i maestri vengono mantenuti con un vitalizio dalla ragione e però le loro opere non sono in vendita, ma diventano automaticamente patrimonio della Regione Sardegna. Quindi vengano collocati musei fruibili dove cooperative di giovani possono anche reggere il museo, quindi creare tutta una catena di lavoro molto più alto come elitarietà. Perché queste arti non sono trasmissibili col sistema di oggi. Queste arti hanno bisogno di tempo e ognuno il suo. E mi spiego meglio. Se un ragazzo viene in bottega, cioè viene nella mia stanza a imparare una delle branche della mia arte, io gratuitamente gli trasferisco quello che a lui serve e quello che lui si porta via. O meglio, un maestro non ti dà niente di più di quello che tu sei capace a portarti via. Perché un maestro ha in mano un patrimonio gestuale e un patrimonio esoterico, che piaccia o no, che non può essere abbattuto da orari, compilazioni di schede e tutte queste cose molto belle, sicuramente se si deve fare un corso di computer, fotografia e altro, ma inadattabile assolutamente a un'arte. E mi spiego meglio. Quando io ho chiesto a mia nonna, ma voi ti avete imparato questo sabrevo, questo a memoria, ma non lo spoglio, lo scrivi? Mia nonna mi ha risposto, non ti posso scrivere, sta bella se nuda. Poi sta sul libro da gattara d'ogni agente, e du liggeri d'ogni agente. Su che scio su nosu, a volte, se finisce pericoloso. E banda, la donna Joachini porta il suo cerovetto con due maneggiai. Tu già stai scrivendo la ricetta di Salua? Vabbè, però se non da scrivere io sono sui verdi. No, non sui verdi, se lui da allora c'è la conca. E così, avevo cominciato a capire quando facevamo i colori che
In effetti, portare un bambino in campagna e mollarlo dove c'è euforbia e dove c'è oleandro è da pazzi. Perché un bambino ci mette le mani, poi se le mette in bocca e poi succede quello che succede. Andare per esempio in giro così, senza un minimo di conoscenza, prendere le erbe e usarle come se non fossero niente, è da pazzi furiosi, perché le erbe vanno dosate e a seconda di come sono dosate danno dei risultati poi sulla pelle, dentro il fisico. Però è anche vero che non ci è stata data la possibilità assolutamente di trasferire le nostre arti. Per esempio, prendiamo della mia branca l'eccellenza, quindi il bisso. Allora, il bisso può essere tagliato sott'acqua solo ed esclusivamente tra maggio e giugno. Quindi nella luna di maggio, finita la luna di maggio, quindi dentro giugno, poi basta. Perché? Non perché c'è la luna, ma perché vanno via tutti i venti di alta, quindi va via maestro, grecale, ponente, libeccio. Entrano scirocco e levante. E naturalmente la temperatura dell'acqua sale, e naturalmente il fango sotto si ammorbidisce, e naturalmente è possibile spaventare l'animale, farlo cernierare, tirarlo su, tagliare e rimettere a fondare. Cosa ti regala un animale? Una pinna nobilis che abbia almeno 12 anni, quindi le piccole non puoi neanche avvicinarle, diciamo quelle dai 12 anni in su. Teniamo conto che un animale vive dai 20 ai 23 anni, raggiunge altezze di 1,20 m, ha bisogno però di Poseidonia, Padina pavonia, corrente continua ma lenta, acqua perfettamente trasparente. Allora, come si può parlare di tutela di questo animale quando c'è lo strascico basso? Che non viene controllato e sicuramente non gli chiede il permesso quando passa per sradicarle. Non c'è un cartello nelle spiagge che dica: queste sono le specie protette, non te le puoi portare a casa come souvenir. E non in sardo italiano il cartello, ma in lingua. Non c'è istruzione a scuola. Io ho ricevuto i licei svizzeri, non ho mai ricevuto i licei di Sardegna e peggio ancora quelli di Sant'Antioco. Quindi i nostri giovani non sanno né mai se sono entrati nella mia stanza. Io ho 5 registri di firma di quest'anno e ci sono 5 firme di gente di Sant'Antioco. 5. Su 50.000. Allora, questo vuol dire che la pinna nobilis è protetta da chi? Da me, che naturalmente, prima di tutto, un maestro di bisso, prima di tutto, si preoccupa della salvaguardia ambientale. Perché è ovvio che se vuole avere la materia prima di lavoro per altri 50 anni, deve preoccuparsi di fare il taglio subacqueo come deve essere fatto. Adesso, da un po' di tempo, la facoltà di Cagliari di Biologia Marina, col professor Pier Antonio Addis, che si è appassionato a questa materia, sta cercando di fare comunque almeno la catalogazione, quindi sapere almeno quanti animali ci abbiamo. Qui non sono in estinzione, ma non erano neanche prima in estinzione perché il decreto di estinzione è stato firmato senza contare gli animali. Per cui già lì c'è la carenza, diciamo, a fare le cose ben fatte. Ma prendiamo il materiale. Una pinna ci regala all'anno 10 grammi di grezzo. Allora,
10 grammi di grezzo che diventano alla cardatura, che è il sistema per pulirlo, diventano 1 grammo di pulito. Quindi vuol dire che 200 immersioni sono pressappoco sufficienti a portare in superficie circa 300 grammi di grezzo, che diventano 30 grammi di pulito, che diventano un'opera che si compone dai 2 ai 5 anni. Ora, detto questo, al di là del fatto che il bisso è sacro e si trasferisce per giuramento dell'acqua, quindi ha delle formule rigide che conosce il maestro che le dà e il maestro che le prende. Su giuramento lega le mani di un maestro. Cosa vuol dire? Vuol dire che io ho in mano una cosa che non è mia e quindi non devo vendere proprio niente. Vuol dire che quello che io ho, quello che io sono, quello che io faccio è dei giovani di Sardegna, non è mio, neanche la mia persona è mia, perché il giuramento dice: Vonenti, Levanti, Maiste Gragali, Pigais anima mia che tencè da fundali, Chisia sa vida mia, poessi, pregai e tessi, podogna gente, chi banda le beni di beni le banda in terra cannai. Senza terra, senza nomini, senza confino, senza colori, senza dinai, poissus appattessi, panni acqua chiara guantai, pregaroria pochina ravenna domandai, chiss'anima mia ziera, poissus, anime, vage amori, in nomine de su babbo, de su figlio e de spirito santo e ci ziera. Il maestro vecchio esce dall'acqua, dà un pugno di fango del fondale al maestro nuovo, il maestro nuovo si lava, si butta in acqua. Da quel momento il passaggio è fatto. Io non posso, non voglio, non posso per le leggi che mia nonna mi ha trasferito, e sono cinque, io non posso parlare con nessuno di quelle leggi, se non con chi verrà dopo di me. Allora, nei primi del Novecento abbiamo Sant'Antioco, chiamiamolo maestro per il momento, signor Italo Diana. Io all'inizio, quando mia nonna mi raccontava che suo padre l'aveva mandata lì perché sua nonna era troppo vecchia per insegnarle il montaggio del telaio. Siccome il montaggio in effetti presuppone una forza fisica, lei è stata mandata da questo maestro, che però a mio parere oggi, con gli studi di oggi, approfonditi a oggi, è stata solo una persona che ha riunito le donne del paese che lo sapevano fare per fare una sorta di laboratorio. Consideriamo che stiamo nel 24-25. E quindi siamo negli anni dove qualsiasi arte provavano a cominciare a utilizzarla per radunare queste donne, cercare di fare laboratori. Però lui non ha la forma da maestro perché a me risulta che, per esempio, lui ha insegnato tessitura a Sassari per 15 anni, non ha insegnato bisso. Allora, maestro di bisso, prima di tutto insegna bisso. Almeno che, come penso io, lui non era un maestro di bisso e quindi non ha insegnato bisso. Perché le dico questo? Perché, per esempio, mia nonna è andata in questo laboratorio assieme a metti 7-8 ragazze, appartenenti tutte a famiglie che però, se vai a vedere, sono quasi tutte o cugine di mia nonna in seconda, in prima, o comunque sono imparentate, o comunque sono molto amiche. Allora era così.
Però, stranamente, per esempio, di tutte le altre, nessuna continua in famiglia. In famiglia continua solo mia nonna. Perché? Perché mia nonna ce l'ha in famiglia. Elena Pintus Gregu, che era sua nonna, era un tessitore di Bisso. È comunque di tessitura. Il Bisso non è mai stato un tessuto comune. Allora, mia nonna, per esempio, lo ha usato per fare l'arazzo dell'albero della vita del Louvre, per esempio. Oppure lo ha utilizzato per fare il bordo del mantello di Maria Pia di Savoia, del vestito di nozze. A Taranto abbiamo ancora degli elementi, perché Taranto lo costruiva come Sant'Antioco, abbiamo ancora in arcivescovado un arazzo col Gesù e poi tutto il gregge. Io per esempio ho costruito il Leone delle Donne, ho costruito lo stemma di Collegno, di Coazze, di Bergamo, di Barletta, di Brindisi, di Taranto, di Lecce. Ho costruito la Natività per il Museo Nazionale delle Arti in Roma, ho costruito pavoni a sfodeli per il Museo di Merceologia della Facoltà di Economia di Roma, della Sapienza. Ho costruito l'Angelo in Santa Croce per le donne di Firenze, ho costruito per il British Museum Donne Lune. Dovrò costruire una stola, ho costruito il rosario per il Santo Padre. Cioè, con il Bisso non si, ho costruito l'ultima opera che ho costruito adesso, è la Natività. Con il Bisso non si costruiscono cose da comprare e vendere. Originariamente, per esempio, adesso devo costruire una stola per un sacerdote. E devo costruire l'altare, la tovaglia dell'altare di Telti, della chiesa di Telti. Comunque è sempre stato usato per paramenti sacri, in gran parte. Il mantello di Alessandro III e così via via, la cintura del saio di San Francesco, cioè tutti i pezzi che sono nel mondo, oppure riferito ai reali. I guanti del re di Rostock, i guanti del re delle due Sicilie, i guanti dei Borbone, perché Taranto lo lavora a maglia e ricamato. Sant'Antioco invece ha mantenuto l'origine e lo lavora a tessuto. La differenza però, anche attenzione, fra Sant'Antioco e Taranto è che per esempio a Taranto non ha il giuramento, a Taranto non ha formulari. A Taranto non veniva trasferito di maestro in maestro e non sanno neanche come c'è arrivato in definitiva. Io diciamo che ho la grande fortuna di averlo trovato con mia nonna ancora dentro uno scrigno ben preciso, per cui l'ho conservato esattamente com'era. La mia esigenza qual è? Adesso non ce l'ho più perché esiste Arianna, esiste Maddalena e per me sono sufficienti a diciamo, conservare il più possibile di quello che io conosco. E mi piacerebbe, e sicuramente verrebbero anche altre donne, se potessi avere la mia bottega a scuola. La mia bottega a scuola prevede che uno entra dalla porta, mi chiede di imparare, impara. Gratuitamente, perché il denaro, vedete, nella mia stanza esiste il registro delle firme e la cassetta delle offerte. Io di quello vivo e di quello devo vivere. Se non voglio più vivere così, quindi non voglio rispettare la prima legge del Bisso, io faccio altro che andare a Turri, ingrugia Isa Brevoso. Resta né da sumari e su vuso su vuovo. La storia è finita. È chiusa. Allora, qua la gente scrive. Ne prendiamo uno. Grazie per la vostra gentile ospitalità. Ho visto in televisione svizzera lo film e
E adesso ho veramente voluto vedere questa cosa incredibile. Tante grazie col cuore, Elizabeth Stillwater. Oggi vengo a conoscenza di un segreto prodigioso che, se applicato a ogni problema dell'uomo, lo risolverebbe senza possibilità di imbroglio. Questa signora saggia e degna di ogni lode getta un raggio di sole in un cielo sempre più nuvoloso. È stata una grande emozione entrare in questa stanza, grazie delle sue conoscenze. Allora, questo registro è tutto così. Allora, cosa vuole il... Guardate, questo l'ha disegnato un bambino. Il mio fuso l'ha visto neanche 3 minuti. Allora, cosa vuole l'ospite che viene in terra di Sardegna? Vuole vedere sale con corsi allievi o vuole più semplicemente entrare nel mondo di un maestro? E cosa si aspetta da un maestro che viene come ospite? Si aspetta che gli venda qualcosa o quando capisce che gli può dare e che gli ha conservato una cosa che già era sua, si ferma anche 2 ore dentro la stanza. Allora, il target è la Sardegna, ha cose comuni o a cose che appartengono a millenni di storia, per cui sono storia stessa e quindi vanno trattate di conseguenza e quindi non vestono il vestito delle leggi moderne. Non si sposano con la legge in vigore. Quindi bisogna trovare il coraggio e il target per applicare in Sardegna quella che i giapponesi applicano da 500 anni, la legge di tutela non delle arti, ma dei beni immateriali che sono i maestri. Attenzione, i maestri, allora quelli disposti a ricevere un vitalizio dalla regione per vivere decorosamente, ma le loro opere diventano patrimonio della regione. E lì si taglia la strada ai furbi, a quelli che userebbero questa legge per ovviare al pagamento di tasse, non fare il loro dovere, però, siccome me stanno in una stanza dalle 9 del mattino alle 11 di notte e quello che producono è patrimonio di tutti, mi parrebbe giusto e doveroso che avessero almeno da mangiare. Il Bisso ha un bellissimo futuro, perché stranamente questa gente che tu dici corre e ha fretta e va, ma questa stanza stranamente si pullula di questa gente che sta cercando un angolo dove non correre. E ti garantisco che io ricevo oltre 50.000 persone all'anno, per cui ho un calibro di quello che sta succedendo. La gente sta tornando nelle stanze dei maestri, è molto stanca. Quindi non lo so quanto durerà questo correre, perché non è a misura d'uomo. Quindi spesso, sai, si arriva a saturazione e poi però si deve tornare all'origine, perché il problema è un altro. Quando poi torneranno all'origine, cosa troveranno? Il Bisso si trova in questa posizione. Allora, così. E l'animale lo vediamo in acqua, così.
tutto il resto è conficcato nel terreno. Per cui il taglio avviene a questa altezza e questo pezzo rimane all'animale. Una volta portato a terra il bisso, viene dissalato per 25 giorni, avendo cura di cambiare l'acqua ogni 3 ore, sia di giorno che di notte. Poi comincia un lavoro di pulitura con le unghie, per liberare la seta praticamente dalle scorie. Una volta fatto questo, usiamo un cardo a spilli per liberare le fibre da ogni scoria e rendere il bisso filabile. Abbiamo bisogno naturalmente di utilizzare una lente, perché teniamo conto di una cosa: prima il bisso veniva strappato perché veniva pescato l'animale, per cui era attaccato un nervo ed era possibile usare dei cardi grossi per la sua pulitura. Adesso invece è a fibra corta, per cui bisogna sfilarlo a mano per poter ottenere la bambagia filabile. Questo lavoro si fa per molte ore e si ricava dopo molte ore di lavoro una nuvola che serve a creare il filo. Il filo viene creato con un fuso in ginepro, piccolo, di piccolo taglio, e naturalmente la torsione avviene completamente a mano e vediamo come. Teniamo conto che col bisso non si può usare sagannuga, perché questo tipo di filatura è di mia creazione, perché col bisso lungo, quindi con la pinna nobile pescata, è possibile usare sagannuga perché abbiamo una fibra lunga. Qui è un lavoro di dita, è praticamente di filatura di fibra corta e vediamo come. Per esempio, quando io ho costruito la corda per il liuto monocordo che è stato donato alla Soprintendenza di Sassari, questa torsione è stato necessario crearla. Ho creato una torsione adatta a uno strumento da suonare. Quindi questo lavoro si fa per più volte, in modo da rendere la fibra perfettamente utilizzabile al suono. Infatti il liuto suona. È tratto da una tavola sumera di 2500 anni avanti Cristo, dove la principessa sumera regala il re dei Fenici questo strumento. Lo abbiamo ricostruito, un liutaio toscano con me, e lo abbiamo donato all'Istituto di Soprintendenza. Ma poi sono gli strumenti che costano, perché comunque questo è un fuso in ginepro. Perché deve avere quel peso, quel calibro, e quindi non ci sono più maestri che ti fanno gli strumenti. Per esempio, io ho i pettini di mia nonna, ma oggi dovessi cercare un pettinaio che mi fa il pettine in canne, non c'è più. Ecco, una volta che il filo è fatto, allora si porta al telaio. In questo caso porta i simboli, quindi la dea madre, Tanit, la chiave della vita,
navicella nuragica, l'occhio di Horus e il leone, naturalmente, che è tipico di Sant'Antio come figura. Al che le unghie fanno il lavoro. Adesso lo faccio da qua, ma poi. Ora, se non capiti in bottega quando succede un danno, tu non puoi imparare come si aggiusta. Perché a nessun maestro viene in testa di rompere un filo per farti vedere come si aggiusta dopo. Cioè, o ceri, allora, meno 2 è più 1, meno 2, Charles, 1, come si avessa cocche su maracco, cocche su maracco, e sotto i cosi a tavotto e i zoi a mezzo vecchio, e prove, prove.